della comunità di Gianna Fabrizi e Pietro Gasparri. Secondo giorno del Salone del Gusto, siamo sempre qui a Torino e siamo sempre insieme agli amici della comunità del cibo ad energie rinnovabili. E subito la mattinata si è aperta con una degustazione dal titolo, e lo leggo, dall'erba, dai fiori, i mille sapori. Ci sarà una degustazione un po' particolare perché verranno uniti formaggio, miele e birra. Sì, precisamente verranno utilizzati dei formaggi pecorini lavorati a latte crudo di due aziende, il Podere Paterno di Monte Rotondo Marittimo e la mia azienda, che è la fattoria dell'antica filiera di Castelnuovo Val di Cecina. I mieli invece sono quattro tipi di miele e verranno abbinati appunto ciascuno a ogni formaggio, e sono dell'azienda agricola Nonno Berto di Alberto Fatticcioni, mentre le birre sono fornite da Vapori di Birra, che è appunto un'azienda sempre di Castelnuovo Val di Cecina. Queste tre aziende che cosa hanno in comune? Queste tre aziende in comune hanno l'utilizzo dell'energia rinnovabile nel processo produttivo, in particolar modo il caseificio e il birrificio utilizzano l'energia geotermica, che è naturalmente presente sul territorio appunto. Andiamo a sentire che cosa ne pensano i partecipanti. Come gli è sembrato questo accostamento formaggio, miele e birra? La novità per me è la birra, l'accostamento, mentre per il miele e il formaggio, per dire una cosa, si conosce abbastanza. No, è eccezionale. È molto buono, anche per molto variegato, soprattutto i mieli sono molto fini e anche le birre sono delicate al gusto. E adesso parliamo di olio con una degustazione guidata. Che cosa vi è sembrata questa degustazione? Questa degustazione è interessante, anche dipende dall'azienda, sono tante caratteristiche. Da dove venite? Giappone. Voi producete olio in Giappone? Per parte sì, isola sì, ma sempre stiamo imparando dai italiani, greci. Si chiama l'oro di Toscana, produciamo diciamo sì, cereali, foraggi, ma la produzione maggiore è quella di olio. Ecco, oggi abbiamo assistito ad una degustazione guidata, com'è stata? No, è stata una cosa piacevole e interessante, perché secondo me bisogna trasmettere alla gente quello che è imparare a assaggiare l'olio, perché non si può prendere un bicchierino d'olio e buttarlo giù e dire che è buono, no, bisogna allora tramite una degustazione guidata si insegna a assaggiare l'olio, quelli che sono i valori positivi, gli attributi positivi, ma anche gli attributi negativi. E siamo finalmente arrivati al Laboratorio del Gusto, dal titolo Buono, Pulito e Gusto di Maremma, dove verrà proposta una selezione di formaggi e vini della comunità del cibo ad energie rinnovabili. La selezione dei formaggi e dei vini è stata curata da Fausto Costagli, coordinatore del progetto Gusto Pulito. E cosa ne pensate di questa selezione che avete assaggiato fino adesso? Sì, è molto interessante perché sono giapponese, ma sì, non tanto con il vino italiano, con un abbinamento anche formaggio, sì. Però volevo capire, studiare come che vino insieme quello formaggio, sì, abbinare, no. Sì. Ma lei è chef? Chef, ma sì, no, perché io ero capace solo cosa roba mia e sono giapponese. Quindi cucina giapponese? Sì, praticamente sì. E piano piano studio anche cucina italiana. E dal Laboratorio del Salone del Gusto è tutto, e io vi do appuntamento alla prossima settimana.